Maurizio Variano, presidente Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Iovine. Due giorni dedicati a Francesco Iovine, appunto un uomo senza tempo. Certamente, un uomo senza tempo, perché il Molise è una regione senza tempo, una regione che ha dato molto nel passato e spero che dia davvero tanto nel presto futuro, nel prossimo futuro. È chiaro che l'interpretazione di Iovine, l'interpretazione letteraria di Iovine è un'interpretazione di qualche tempo fa, però sfogliando Viaggio nel Molise o Viaggio in Molise, sfogliando L'Uomo Perso, sfogliando la Terra del Sacramento, ci accorgiamo che realmente è cambiato davvero poco. È cambiato perché l'uomo è al centro dell'attenzione, ma soprattutto l'uomo è al centro del mondo. Il Molise ha degli uomini fantastici, anche un paesaggio incredibilmente incontaminato, bisogna preservarlo. E anche questo Iovine scriveva, perché il bello del Molise è l'uomo, l'arte, la natura, ma soprattutto la biodiversità. E tutto questo viene intrinseco in un discorso culturale, ma anche paesaggistico, ma soprattutto poetico. Ecco, i parchi letterari hanno una caratteristica, un'organizzazione, come sono organizzati nel dettaglio? I parchi letterari nascono da un'idea di Stanislao Nievo e da lì davvero hanno fatto progressi, ma soprattutto si sono strutturati per poter far sì che i parchi letterari siano un viatico non solo per la cultura, ma anche per la cultura dal punto di vista turistico. Quindi nella struttura principe, che comunque ha sede a Roma, e qui oggi e domani insomma ospitiamo anche il presidente nazionale, che non è più un'associazione nazionale, possiamo dirlo, adesso racchiude anche parchi della Norvegia, della Finlandia, della Scandinavia, siamo addirittura arrivati in America. Quindi questa azione sinergica per poter favorire non solo, ripeto, la cultura, ma anche questo flusso culturale che porta a essere una spina dorsale per poter favorire anche il turismo, ci porta a dire che la relazione e quindi la connessione tra il rapporto letteratura, cultura e turismo siano davvero l'unico viatico per poter uscire anche da una atavica dormienza che purtroppo negli ultimi anni ci attanaglia. Al termine di queste giornate verranno proiettati anche dei documentari. Oggi abbiamo un documentario qui a Guardialfiera, un documentario molto particolare perché parla un po' anche di quello che è il problema annoso dello sfruttamento, tra virgolette, della donna, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista strettamente connesso all'intelletto. Gocce, non a caso Guardialfiera è la patria dell'olio, la patria dell'olivo, la patria dell'olivo antico, e quindi abbiamo voluto dare un segnale anche dal punto di vista strutturale. Agnone, chiaramente, patria non solo di Francesco Iovine dal punto di vista letterario, ma patria di una cultura innata, perché ricordiamo che Agnone è denominata Latina nel Sannio. Manderemo il film girato da Iovine e dalla nipote di Francesco, da una biatica di Francesco Iovine e Mariotti, dove sostanzialmente si parla proprio di queste terre del Sacramento, di questo viaggio in Molise, ma soprattutto si parla di uno Iovine sconosciuto ai più. Ecco, appunto, il fatto che gli eventi sono previsti a Guardialfiera e Agnone non è assolutamente un caso. Ovviamente Guardialfiera, paese di nascita di Iovine, Agnone citato dall'autore nel suo viaggio nel Molise. È un percorso fantastico che inizia praticamente da Venafro e arriva fino a Termoli. Anche per questo il Parco Letterario del Paesaggio Francesco Iovine non è un parco rinchiuso in se stesso e in questi due comuni, è un parco allargato, sostanzialmente i soci sono strutturalmente connessi al viaggio e quindi sono circa 25 paesi del Molise
che interconnessi tra loro parlano di cultura, di tradizione, di arte, ma soprattutto di un paesaggio straordinario e soprattutto della biodiversità, che è il fulcro fondante del Molise. Questo vogliamo ricordarlo, vogliamo metterlo in attenzione, vogliamo scriverlo indelebilmente. Il Molise ha una percentuale di biodiversità pari al 76-80% a livello mondiale. Preserviamola, preserviamola con gli scritti di Iovine, ma soprattutto preserviamola perché Iovine è il nostro mentore. Come diceva prima lei, viaggio in Molise, mentre Iovine lo aveva chiamato viaggio nel Molise. Questo che stiamo facendo, insomma, confluisce in qualche modo in una trasmissione che si chiama proprio Viaggio in Molise, che nasce proprio qui 12 anni fa e che ha fatto circa 9.000 puntate. Assolutamente, poi Telemolise è la nostra emittente, l'emittente dei molisani, oggi per fortuna non solo, perché insomma, ha allargato anche i propri orizzonti verso l'Abruzzo col digitale, insomma è vista anche un po' in tutta Italia e non oltre. È per questo che noi vogliamo radicalmente pensare che il Molise sia una regione a trazione positiva. Telemolise è una positività importante, è un segnale dal quale si può prendere, però bisogna anche dare, quindi grazie davvero a Telemolise, grazie soprattutto a chi ha creduto in questa tra virgolette battaglia, perché avere una emittente così importante in Molise con delle strutture importanti che non fanno assolutamente, no, non sono meno assolutamente anche alle emittenti più blasonate, vuol dire che davvero i molisani sono bravi, sono laboriosi, ma soprattutto siamo orgogliosi di esserlo. Il Molise che descriveva Iovine era un Molise diverso da quello di oggi, un Molise sicuramente più agricolo dal punto di vista anche estetico, un Molise diverso. Non c'erano laghi che hanno cambiato molto la vista di questo Molise, quindi qual è la differenza del Molise di oggi rispetto al Molise invece descritto da Iovine? Iovine descriveva un Molise fantastico, un Molise laborioso, non c'erano laghi, però c'erano gli orti più belli del Molise, ma c'era anche la malaria dettata da questi orti che purtroppo avevano una carenza strutturale, ma soprattutto una carenza di acqua. Il Molise è cambiato molto. Io spero che il cambiamento sia un cambiamento positivo, perché la gente d'allora purtroppo non è la gente di oggi. Oggi si vivono antagonismi, si vivono correlazioni diverse per poter arrivare primi e non essere quelli che spingono il primo ad arrivare primi, pensando poi anche di raggiungere il traguardo da secondi o da terzi. C'è una struttura mentale completamente diversa. Siamo purtroppo rinchiusi in un contesto che ci permette di essere isolati, ma essere isolati non è una permissione sostanzialmente positiva. Io ve ne parlavo di questo, guardava il guado, quindi guardava l'orizzonte, ma soprattutto guardava un futuro strettamente connesso, ripeto, al paesaggio e quindi sicuramente migliore. Cerchiamo di riflettere, cerchiamo di tornare un attimo indietro e cerchiamo anche di ricomporci, ma soprattutto di riprenderci quel tempo perduto. In conclusione possiamo dire che il convegno di oggi è un convegno che ha anche l'occasione di ospitare relatori importanti per portare sempre in alto quella che è la figura appunto di Iovine. Relatori non importanti, molto importanti, relatori che hanno studiato Iovine al di fuori di questo contesto, al di fuori del Molise. Abbiamo Pisetta che insomma viene dal Belgio, abbiamo Barause, abbiamo tanti altri, abbiamo l'Episcopo che è stato uno dei primi personaggi fondanti per poter riscoprire Iovine. Abbiamo la possibilità di riscoprire Iovine nelle scuole, finalmente, grazie al nostro ufficio regionale scolastico, alla dottoressa Sabatini. Abbiamo la possibilità di riscoprire Iovine nelle università, grazie al rettore Cannata e con il patrocinio, anche festeggiando diciamo, i 40 anni di un'università che è stata tacciata per un'università minore, ma non è assolutamente così. L'Università del Molise è un brand altissimo, anche perché diciamo, giovani non vuol dire peccare o essere inesperti, giovani vuol dire avere delle vitalità, ma soprattutto avere delle nuove professionalità, delle nuove generazioni che ci portano a pensare che il Molise può essere sicuramente migliore.